sua pelle è mista. Quindi abbiamo delle zone un pochino più secche, un pochino più delicate, come ad esempio le guance. Buonasera. Salve. Prego. Si sieda pure. Che cosa posso fare per lei? Ok. Allora. Ok. Posso vedere dove sta il problema, sì. Lo vedo. Può raccontare un pochino quando è comparso? Ok. Sì. Ok. Mi lasci un attimo prendere i suoi dati prima di tutto, ok, e poi cominciamo un pochino la visita, ma a parte la visita saranno anche molte domande. Mi dica pure data di nascita, comune. Dei farmaci specifici. Quindi questa è la prima volta che le capita. Da quanto va avanti esattamente? Sì. Come comincia? Faceva meglio, faceva peggio, alla pelle reagiva meglio, reagiva peggio. Lei usa prodotti già specifici o diciamo più commerciali? Ok, nessun altro in famiglia ha avuto problemi del genere, anche magari durante l'adolescenza. Posso chiedere che lei sappia, non hanno mai anche mai avuto problemi a livello ormonale. Ok. E lei ha fatto questa visita? Non ancora. È programmata. Ok, allora le consiglio in ogni caso di programmarla, perché comunque ci informiamo un po' di più sulla causa, perché quasi sicuramente la causa è ormonale, ovviamente sulla pelle attraverso dei prodotti particolari.
curare possiamo agire, ma se non andiamo a curare la base, la causa, si ripresenterà dopo un po', probabilmente. Qualche antibiotico, qualche terapia ultimamente. Posso dire che sicuramente il fatto di non avere magari una skincare routine peggiorare la situazione, ma non la può causare. Cosa mi metto i guanti? Prima cosa vado a tirare un attimo sui capelli, ok? Così riuscirò a vedere meglio. Sì, da persona, no.
Vado a prendere un dischetto struccante. E un detergente. Questo è per pelli sensibili, quindi non c'è problema. Va bene per tutti. Molto bene. Non vado proprio a struccare tutto in questo modo. Posso anche osservare tutta la pelle, ok? Per fare anche un'analisi della pelle un po' più accurata, per vedere se ci sono altri problemi. Se è tutto a posto, quali possono essere i prodotti da dire. Ok. Che il viso è pulito, posso andare a prendere i miei occhiali per osservare meglio. Direi che queste vanno bene. L'avviso se vuole chiudere gli occhi, che adesso accenderò una lucina qui. Ok, se le dà fastidio può chiuderli, non è un problema. Sì, nel massimo non mi risaltano particolarmente questi occhiali, però mi permettono di vedere. Se li schiaccio, vero? Si nota. Le faccio male. Allora, posso osservare anche il resto del viso? Ok. Allora. Da quel che posso vedere, la sua pelle è mista. Quindi abbiamo delle zone un pochino più secche, un pochino più delicate, come ad esempio le guance, che immagino tendono ad arrossarsi anche quando prende il sole.
più grasse. In età molto giovane soffrivo un pochino di brufoletti sotto pelle. Ok, immagino, no, non si vede però, è normale. Sono presente un po' di pori nulla, che una buona skincare e una buona pulizia del viso non posso risolvere. Assolutamente, poi sono umani. Già che ci sono, posso chiederle se posso controllare un neo lì? No, nulla di che, però lei fa la visita dei neo ogni tanto, ogni anno. Ok, magari dopo prenotiamo anche quella. Bene, non voglio solo vedere quello, è sempre stato così. Ok, ok, no, non si preoccupi, però già che è proprio a portata di mano. Fa male. Una visita veramente veloce, non riusciamo a farla oggi perché ho altri appuntamenti, però va fatta. Ok, no, non mi preoccupare, non è nulla di che, è un neo semplicemente, però ogni tanto vanno controllati. Ok, allora tolgo la lucina. Spiego un attimo come andrei ad agire, se così si può definire. Intanto, per prima cosa, prenotiamo una visita dalla ginecologa. Ginecologo, non so se ha qualcuno di fiducia, altrimenti le posso consigliare qualcuno io. E comunque anche quello una volta all'anno andrebbe fatto in ogni caso, d'accordo? Ok. Poi, io le posso consigliare dei prodotti intanto per cominciare e posso anche darle una crema antibiotica. Dipende un pochino dal fatto se lei vuole provare solo la skincare e vedere se passa così, perché non lo posso sapere quanto, se passa effettivamente solo con una buona skincare o se già serve la crema antibiotica. Io comunque gliela prescrivo e poi veda lei se dopo magari una settimana e mezzo di skincare con i prodotti che le dico non vede ancora per nulla miglioramenti, allora io comincerei con la crema. Magari mi chiami, sì, non c'è problema e vedremo un attimo. Ok, sì, mi può anche mandare delle foto alla mia mail. Quindi, di solito appunto si agisce con una skincare, io le darò un detergente e lei deve cercare di detergersi il viso mattina e sera, sempre. Quando è in viaggio cerchi di sterilizzare i barattolini e mettere sempre questo detergente nei barattolini in modo che ce l'abbia sempre a portata di mano, anche magari con le mini size. Si deve portare quelle. Ok. E questo sarà un detergente che potrebbe andare a seccare leggermente queste zone, ma magari appunterà un pochino con la crema, ecco. Ok. Non dovrebbe particolarmente comunque. Poi, due volte a settimana andremo a esfoliare gentilmente la pelle, ok?
Quindi fare uno scrub delicatissimo, che quello glielo prescrivo io. Questo è veramente molto 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 delicato. Andiamo a provare un attimo a togliere le cellule morte, ok? E soprattutto a togliere un pochino lo sporco che tende a accumularsi in ogni caso in questa zona. D'accordo. Le chiedo inoltre di non depilarsi questa zona. Non so se ha l'abitudine di comunque passare col rasoio, ma le chiedo di non farlo assolutamente. E anche in realtà di cercare di non applicare prodotti a parte la skincare per almeno 2 settimane, per cercare di vedere se otteniamo miglioramenti. Perché già se la skincare funziona, dovrebbe togliersi un pochino l'arrossamento, e quindi già sentirebbe di dover mettere meno makeup. Ok? Va bene. E sia la niacinamide, sia la niacinamide che usava benissimo, quindi su tutto il viso va benissimo. E poi la crema, le darò 2 creme, una da mettersi normalmente nella zona, appunto una da mettersi la sua, e una invece da mettere nella zona indicata, che andrà un pochino a seccare la zona, quindi mi raccomando sia precisa, ok? Se noterà che si seccheranno le zone senza problemi. Ok, allora maschere, no, onestamente andrei solo con questi prodotti all'inizio, anche perché non so che tipo di maschere usa. Poi i pennelli devono essere molto molto puliti, ok? Quindi facciamo solo lo scrub 2 volte a settimana, e poi uso questi prodotti mattina e sera, e cerchi di toccarsi il meno possibile questa zona, magari stare attento un attimo ai capelli che vanno in questa zona, sì. Perché può infettarsi ancora di più, e soprattutto cerchi di non toccarli. Io lo so, è difficilissimo, lo capisco. Anch'io veramente faccio molta fatica, ma è fondamentale per non cercare di portare i batteri in giro per la faccia, o comunque di peggiorare la zona. Come vedete, ne ho sofferto anch'io, infatti ho qualche macchiolina, quindi capisco benissimo anche il disagio, ma non si preoccupi, passerà. In ogni caso, con una terapia o con un'altra lo facciamo passare. Un pochino anche sulle macchie, non si preoccupi, ok? Bene, la voglio rassicurare, perché lo capisco. I problemi della pelle possono essere molto rognosi, ok? D'accordo, adesso le faccio la prescrizione, le metto tutti i prodotti che le consiglio, e poi può andare, ok? Mi dà la sua mail. Ok, le ho mandato la mail, così le arriverà tutto comodamente e ce l'avrà già sul cellulare. Io la ringrazio davvero tanto e le auguro una guarigione molto veloce. Ci risentiremo per un aggiornamento.